Primo maggio su coraggio, oggi è la festa dei lavoratori, oggi molti di voi si riposeranno, non voglio entrare in polemica, però oggi è una giornata un po' così di festa, e io mi accingo a farmi una sbarbatina. Oggi ho deciso abbastanza semplice, senza troppe pretese, e poi devo fare qualche discorsetto se ci riesco, perché non voglio fare un video lunghissimo, se ci riesco sul discorso rasatura tradizionale, perché e per come. Allora, intanto andiamo a aggiornare il calendario che serve. Primo maggio, oggi è mercoledì, tocca a me, bella Gino. Allora, niente, oggi vado ad utilizzare dei prodotti, come dico sempre, al supermercato, ma non troppo, perché ho deciso di rispolverare fuori, guarda un po' che bella, del 2000. Allora, molti di voi, te sarà capitato magari di girare dentro casa e magari hai trovato qualche confezione un po' attempata della Proraso. Ti do un consiglio: se cerchi informazioni sulla datazione, basta che vai sul sito loro della Proraso. Guarda, ti faccio vedere una cosa carinissima. Guarda, vedi, ti dà tutte le informazioni sulle varie confezioni nel corso degli anni. Se parte, aspetta, dal 40, aspetta che sono smemorato. Anzi, sì, dal 40 fino ai giorni d'oggi. Quella che ti ho fatto vedere adesso risale al 2000, quindi 19 anni la confezione. No, il sapone, fermate, non posso sapere quando è stato prodotto con certezza. Anzi, fammi vedere un po' se ci riesco a capirlo. Ma io non vorrei di fesserie, però la confezione è del 2000, anche se vedo qua una scritta, ma non azzardo a dire che potrebbe essere del 2000, eccetera. Bellissimo. Mentolato, sì, perché mi ricorda una canzone di Toto Cutugno, Lasciatemi Cantare, e oggi ci vado a abbinare un pre-barbino, raso zero. Raso zero a base mentolata, canforata, non troppo forte rispetto a quello di Proraso, che è molto più forte. Però c'ha un vantaggio più, me puoi di tutto quello che ti pare, me puoi di quello che vuoi, ma non me puoi di che questo tipo di prebarba, che costa veramente pochissimo, non riesce a darti quella scorrevolezza in più che gli altri non ti danno. Non me lo venia di, non me fa te discorsi qua con me, non me li fa. Non me li fa perché né discorso dell'azienda che lo produce, ma un discorso di prova sul campo. Effettivamente io l'ho provato e non mi trovo male. Logicamente poi ognuno di noi ha le proprie esigenze, i propri... Che succede? Ah, e vai. Pure il messaggio. Quindi dipende sempre da un discorso molto molto strettamente personale. Male non me ce trovo. Ripropongo oggi il Timor da 80 con le Topaz. Mi sono trovato bene. Sai? Ah, sì. Che? Non c'è capito. Allora, come dico sempre, ci stanno due tipi di rasature: le rasature quelle un po' più d'elite e quelle un po' più entry level, oppure entry level ma che te conquistano e te le porti avanti tutta la vita. Non è detto che tu debba per forza cambiare, non sta scritto da nessuna parte, dipende semplicemente da tuoi gusti. La rasatura un po', diciamo così, d'elite, ma dipende, magari non troppe volte, è proprio veramente d'elite, ti dà la possibilità di trovare profumazioni differenti, ingredienti più ricercati, particolari, secondo me migliori. Nulla a che togliere a quelli che trovi sul scaffale del supermercato. Poi oggi, tanto per ritornare al tema della, diciamo così, rasatura entry level o semplice, Omega 98, questo è veramente qualcosa di micidiale. Capita, non devo fare niente. L'Omega 98 a me piace molto di più perché c'ha quel manico ergonomico, però non lo consiglio a chi fa le rifiniture, perché se ti fa giusto sto pezzettino qua, prende un ciuffo che si allarga in maniera esagerata, non c'ha più tanto un senso. Spesso mi capita di vedere gente che se compra i ciuffi da 40, 32, che ce devi da fa? Se te fai la boccia pure, se te fai, cioè peggio di me, c'è un doppio collo esagerato, un senso ce l'hanno, ma in questo caso per chi fa le rifiniture non c'è più tanto bisogno. Però chi come me ama un tipo di ciuffo abbastanza lunghetto, che te prende quasi mezza guancia e ti aiuta molto anche nel montaggio, perché ti aiuta tantissimo, è un must have, ce lo devi avere. Costa una fesseria, mi sembra intorno ai 9 euro, e ce la vai tranquillamente
ti ci vai tranquillamente a divertire. Poi te faccio vedere una chicca, ma te la faccio vedere alla fine. Mo adesso fermiamoci un attimo perché ancora non ho deciso che cosa mettermi come dopo barba. Ti sembra ridicolo, ma è così. Allora, parti dal presupposto che il mentolato comunque non ti lascia un profumo addosso, ti lascia la freschezza. Quindi iniziamo, perché sennò sto a chiacchierare un quarto d'ora e te starai a noia pure. Ah, poi il discorso della sudatura tradizionale è un discorso, non è che voglio per forza agganciare a troppe correnti di pensiero, ma a differenza di quella, di quelle altre, rispetta molto di più l'ambiente. Anche in questo caso utilizzerò la solita sicurezza, la lametta io la vado a mettere dentro un contenitore e poi tutte le lamette, quando finirò, ma se ne parlerà fra forse fra 20 anni, se riempirà quel contenitore, verranno smaltite e verranno riciclate. La plastica? Certe volte sì, certe volte no. Però vabbè. Lo so, stavolta non mi vedi, pure stavolta è così. Sì, perché mi voglio divertire un po' anche a capire quali sono le preferenze sul discorso delle riprese. Mi interessa molto, perché prima ho fatto un po' dei tagli, un po' di cucito, e invece sti ultimi due, compreso quello precedente, li voglio fare un po' più easy. Allora, eccolo qua, come si usa, questo pre-barba? Se ne prende veramente pochissimo, cioè tanti dicono una noce, perché non è duro, è semimorbido. Allora, se ne prende un pochino e se ne mette, vedi, sto fattivo col corso di make-up, no? Mo tra un po' mi dico il fondotinta. Ecco qua, se ne mette un pochino, si spalma tranquillamente, ci metti un goccino di acqua per aiutarlo. Già quando metti il goccino d'acqua qua sopra, senti già che scivola. Io ti sfido a dire che non scivola. Ah, eccolo qua. Vedi, questa è una differenza tra un prodotto comunque sia, come questo pre-barba artigianale, e l'altro invece un prodotto fatto un po' più in serie. Ah, ci voleva. Volevo tirare fuori una fava, non pensa male, però sono andato al supermercato stamattina, ma se ricordavo tardi e non l'ho trovata, perché fava il pecorino è la morte sua poi oggi, che è vadì. Oggi è da fare. Ah, ecco qua. Allora, già la senti, se allunghi un pochino di acqua, continui con un po' di acqua, il discorso migliora, vedi? Come se fosse quasi in sapone, guarda, più passi acqua e più tende a effettuare questo strato un po' filmoso. Allora, una cosa divertente, per tutti coloro, specialmente te magari se la prima volta capiti qua, quando si approccia alla rasatura tradizionale dici: ma come devo fare, che cosa devo fare? Niente semplice, prendi il tubetto del sapone, della crema, apri il ciuffetto, visto che siamo italiani a noi ci piace tantissimo portare avanti il discorso italico, ne prendi un pochettino, eccola qua, vedi? Poi senza masturbare il pennello, senza, perché purtroppo capita spesso di vedere cose veramente che ti fanno rimanere così basito, quindi a certe volte non lo so, cioè dove mi arriva per far vedere che fa il montaggio. Semplice, prendi due dita e fa sto gioco qua, ce lo ficchi dentro. Lo so, sono tutti quasi doppi sensi, ma non so fatti apposta, io parlo così. Fai così, montaggio all'italiana, e poi ti diverti. Ho botta del bianco sul viso. Ah, ora io voglio arrivare fino al punto che il sapone mi crea quel pochino di ariosità. Sì, perché quando te lo passi in viso così non monta subito, vedi? Mi raccomando, spennellata deve essere morbida, non deve essere un rullo compressore, Tirando fuori sta confezione, mi è da pensare, le vecchie pubblicità faceva appunto Proraso, e barbiere a domicilio, che se prendeva quel barbiere se lo ficcava dentro al carrello e se lo portava a casa. Quelle sì che erano forti le pubblicità, mi ricordo pure quelle degli anni 90, quando ero picciriddo. Allora, l'effetto dei due mentolati inizia a fare un po' effetto, guarda, inizia a fare effetto. Io prediligo, come dico sempre, un tipo di schiumata un po' più
acquosa. Che più acqua c'è, secondo me, e meglio sarà. E poi lo mette a gestualità, dai, su, lo dico sempre. Ah, eccoci qua, belli, pronti e carichi. Allora, in questo caso, se non stai attento, non hai miscelato il giusto quantitativo di acqua, che poi il montaggio di terreno è un po' più difficilotto, perché non c'è la ciotola che ti aiuta a miscelarla bene, e rischi di vedere svampita completamente il sapone. E se svampisce, figlio mio, significa che te stai a rate con l'aria. Allora, Topazio, ma che c'era? Quella volta un tipo di telefilm, Topaz, eccolo qua, tiè. Eccolo qua, il nostro piccolo Timor. Oggi questa è una sbarbata molto molto semplice. Questo è un tipo di rasoio che io consiglio a chi, anche a chi vuole iniziare. Non è difficile da utilizzare. Ribadisco nuovamente che ognuno di noi può dire quello che gli pare sulle lamette, sui rasoi, ma spesso e volentieri, quando uno si scambia pareri, sembra che bisogna fare la lotta di classe. Nel senso che se io ti dico, ti consiglio, perché io non è che dico, io comando, io sono il capo, come certi magari vanno a far passare questo messaggio, che per me è proprio ridicolo. Il discorso è che io ti dico, ti parlo della mia esperienza diretta e ti do un consiglio, poi ci stanno certi invece che per annate completamente contro ti dicono pure una marea di miscelate. Siccome è soggettivo, tu mi puoi dire, guarda, io con questo tipo di rama non mi ci trovo. Ci sta, se no non ci sarebbero tutti questi produttori. Allora, vedi? L'altra volta l'ho provato con razzurine, se la mette. Sinceramente qua un po' che ti arrancano. Anzi che non si è ancora smontata. Anzi. Corditino così e finezza pura. Allora, cerco di usare sempre lo stesso lato per fare il pelo e utilizzerò l'altro per fare il contro. Insomma, non è proprio un granché, eh. Ste lame su sto rasoio. Non vanno secondo me d'accordo, ma questo è un discorso che uno mi potrebbe dire pure, ah, ma sicuramente il rasoio non va in profondità. Beh, sicuramente non andrà in profondità, perché stanno dei rasoi studiati appunto per arrivare in modo abbastanza veloce e diretto all'obiettivo. Sono rasoi un po' più delicati, un po' più dolci, un po' più semplici, un po' più per, diciamo così, neofiti o per chi ancora non ha capito bene come funziona il discorso pressione, gestualità, tecnica e cose varie. La rasatura non è una cosa difficile, non è, è semplicemente un discorso molto personale, ognuno ha le sue varie tecniche. Hai capito? Forse ha giocato al museo dell'aeronautica, no? Mm.
Allora, senti, io ce l'ho in mente pure da fare un'altra cosa. Ti ritorno a farmi crescere un po' il barbone. Per andare a rigiocare sul discorso barba lunga. Dai, Topaz non è male, però sinceramente la sento poco prepotente su questo rasoio. La scurerezza oggi c'è. Ok, a posto. Allora, la scorrevolezza c'è, te lo dico, la freschezza è, se è un po' tamponata, se è un po' tamponata. Allora. Allora, molti di voi saranno anche chiesti, l'hanno trovato su vari gruppi eccetera eccetera, dove si parla di rasatura, il, diciamo così, l'acronimo del TTO sarebbe questo rasoio qua, sarebbe Twist to Open, quindi giri per aprirlo, perché molti usano dei gerghi e sembra che stanno a parlare delle formule magiche di Harry Potter. E magari la persona non esperta dice: ma che è? Ah, però mi mancava l'odore della prola, se dico la verità. Dopo un po' di tempo te manca. Ho notato che questo rasoio si spinge un po' di più la testina. In profondità sì, ci arriviamo con estrema lentezza, è molto lento. Sai quanto ti dà fastidio pure a te i peli che si formano qua sotto, madonna mia. Sanku! Lo sangu! Effettivamente ci ho messo una vita. Effettivamente ci ho messo proprio una vita. Devo riprovare sto rasoio con una feather. Sì. Sì, perché non guarda, quando è così, come ho detto prima, sicuramente dipende molto dal discorso lama, ma dipende molto anche dal tipo di rasoio, quindi la sua progettazione, il suo gap. E anche la sua capacità di raggiungere un grande obiettivo nel minor tempo possibile. Mi stende parecchio la pelle, hai visto? Vabbè, tutto sommato è una bella sufficienza, ci sta, su. Aspetta, mi sciocco il visetto. Allora, la freschezza c'è,
La freschezza si sente, non è esagerata come certi saponi, come certi prodotti. La si trova, per esempio la differenza tra questa, tra la verde della Paroraso e della Palmolive. Palmolive te congela il viso, te lo congela, non so che ci mettono, ci mettono il paraflu all'interno, ma te lo congela completamente. È un prodotto che trovi facilmente al supermercato. Ah, qua mi sono ammazzato, qua mi è rimasto un po' di velo. Ah, allora ce fai, eh? Insomma, mi aspettavo qualche cosina di migliore. Vabbè, dai, ce lo sta, ce lo sta. Lo devo provare con un altro tipo di lametta, quello sicuramente, senza dubbio lo voglio provare. Allora, di solito quando ti fai una barba così le prime volte diventi un po' rosso, questo lo dico tutte le sante volte e mi sono anche stufato di dirlo, e la prima cosa che vuoi fare è mettere subito un dopo barba, giusto, perché la conclusione, no, la conclusione della rasatura, e di solito si mettono dopo barba che sono belli carichi di alcol e te danno quella botta di pizzicore. Allora, se ancora non vuoi passare al balsamo dopo barba, te faccio vedere come faccio io. Allora, intanto vado a cercare un bel dopo barba, perché non me la devi mettere questi che ho a disposizione qua, perché sinceramente me stuccano. Però se dovrei mettere un alcolico non emoliente, ho puntato uno che era pure emoliente, però quasi quasi mi ha indirizzato su un'altra cosa. Dai, andiamo a metterci un po' di acqua d'erba che stravolge completamente, questa è la versione spagnola, te faccio vedere. Allora, intanto io mi apro pure quest'altro prodottino, pronto, ecco, ma finì pure dentro qualcosa, il lavandino. Metto un po' di dopo barba e adesso vedrai alla Fantozzi quello che succede. Cominci a sentire giustamente il fastidio. Se tu subito dopo prendi questo boro d'alco e ne metti veramente pochissimo, vai a tamponare col talco, vai a assorbire l'alcol e quindi ti lascia sia il viso bello, bello morbido, vellutato, perché il talco questo fa, nello stesso tempo ti va a levare subito il fastidio dell'alcol. Mi raccomando però poco, perché sennò diventa un pastone poi, eh. Niente, un pappone brutto da vedere. Sventolata, ecco, c'è l'acqua erba, bella, pulita. Spalmato bene, perché sennò sembra che ha messo la fascia dentro un sacchetto di gesso. I più maliziosi diranno qualche altra cosa. Ecco qua, pelle vellutata e pronto per uscire. Quindi, buon primo maggio, noi ci becchiamo al prossimo video. Sembra quasi che ci credo quando dico le cose. Vabbè, spero che ti sia stato utile, come del resto, ripeto, la mia opinione su quello che ho detto è mia e personale, purtroppo capita spesso, certe volte devi vedere cose che non pensi in quella maniera lì, però purtroppo certe volte vieni anche additato in una maniera totalmente sbagliata rispetto a quella che tu effettivamente sei. Detto questo, noi ci becchiamo alla prossima, buon primo maggio a tutti quanti, non so a che ora uscirà il video, quindi può essere magari che già ti sei goduto la giornata. Noi ci becchiamo alla prossima sbarbata. Mi raccomando, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, come diceva Fabri Fibra. Pure su Instagram, mi raccomando, che è importante, ma soprattutto sul canale. Condividi se puoi. Ciao. Ah no, buoni acquisti e buone sbarbate da Luca. Ciao.